a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi, ultime letture, vorrei parlarvi appunto di tanti libri che ho letto nell'ultimo periodo, perché da questo punto di vista il 2021 si sta rivelando molto proficuo. Sono in una di quelle fasi un po' bulimiche, devo dire la verità, non so se è un bene o un male, ma continuiamo così. Allora, metto Goodreads davanti, ho fatto un mix fra audiolibri, libri in ebook, cartacei, eccetera, cioè non ce l'ho tutti quanti qui da mostrarveli. Allora, partiamo sicuramente da uno dei libri che finirà nei preferiti dell'anno, cioè senza ombra alcuna, anche perché è stata una bella scoperta l'autrice, di cui non avevo mai letto nulla, nonostante non sia un'autrice esordiente. Stiamo parlando dell'Acqua del Lago Non è Mai Dolce di Giulia Caminito, edita da Bompiani. Sta riscontrando abbastanza successo, almeno all'interno delle nostre nicchie social, ma se ne sente parlare anche per la candidatura allo Strega, eccetera eccetera. Sono molto felice che un titolo così valido, a mio parere, stia circolando parecchio. Ma soprattutto la cosa che mi fa piacere è che le tematiche affrontate all'interno di questo libro sono parecchio trascurate, a mio parere, nonostante siano dei temi molto forti che fanno parte della nostra realtà, del nostro tessuto sociale. In particolare si parla molto della periferia, ma non è un racconto, come spesso accade, di degrado, di retorica facile, assolutamente no, ma viene descritta semplicemente la vita di provincia, e in particolare la provincia di una grandissima città come quella di Roma, che non è neanche facile parlare di Roma in maniera univoca, essendo una città dalle molte anime ed essendo così estesa. In questo caso la protagonista, che parla in prima persona al tempo presente, quindi la narrazione è molto, cioè proprio in presa diretta, diciamo così, conduce una specie di vita separata, nel senso che lei fa il liceo a Roma, ma fa la pendolare ad Anguillara, dove effettivamente vive con la sua famiglia, che è una delle periferie vicino al lago di Bracciano, e il lago, come potete immaginare anche dal titolo, è un elemento fondamentale del libro. Voglio partire proprio dal lago, perché questo libro, che come potete immaginare, è molto duro, è molto crudo in quello che racconta, anche perché la famiglia di Gaia è una famiglia difficile, non è assolutamente abbiente, anzi è proprio una famiglia povera che lotta per il diritto alla casa. Questa è una storia di soprusi, di diritti del lavoro mancati. Il padre è disabile proprio per un incidente sul lavoro che non era coperto da assicurazione, era un lavoro in nero. Si parla comunque di ingiustizie, di cosa significa vivere poveri e appunto di cosa significa avere continuamente fame, una fame che è sia letterale sia metaforica. Infatti Gaia è una protagonista famelica, quasi al limite della violenza, della ferocia. Diciamo che tutta la sua rabbia e tutta la sua frustrazione non viene incanalata in quelle che possono essere grandi battaglie sociali e politiche, che invece si vede fanno parte della vita dei suoi genitori o che hanno fatto parte della vita dei suoi genitori, ma essendo battaglie che loro hanno perso, perché fondamentalmente sia il padre sia la madre sono delle persone molto orgogliose, ma poi fondamentalmente sconfitte dalla vita, lei invece cerca di allontanarsene. Il classico sentimento anche un po' di vergogna e di rigetto che possono provare le persone che vivono in nuclei familiari indigenti, poveri, quindi magari i figli addirittura provano un risentimento nei confronti dei genitori perché non hanno nulla. Comunque, a fronte di questa narrazione molto brutale, quasi molto realistica, c'è invece un modo di raccontare, uno stile che è molto lavorato, quasi lirico, ma le immagini anche a volte poetiche che vengono evocate dalla scrittrice non sono immagini piacevoli, quasi mai, tanto che c'è una pagina che vi vorrei citare in cui la vita della protagonista Gaia, che tra l'altro porta anche l'iniziale del nome della scrittrice, Giulia, appunto le due storie in qualche modo si rispecchiano e coincidono, perché anche Gaia scrive. E c'è un episodio in cui lei ha preso un 9 in italiano. Per questo il 9 in italiano ci pare una ferita.
Mia figlia scrive bene ma racconta malevolenze, spreca belle parole per cose meschine. Qui è la madre, diciamo, che parla, perché è come se la madre vedesse nel talento della figlia qualcosa di guasto, proprio perché Gaia non è una figlia piacevolissima, con lei ha un rapporto molto conflittuale e Gaia stessa si muove per, cito anche qui, scatti e convulsioni. Cioè c'è qualcosa di indomabile, di incontrollabile in Gaia. In questi conflitti rivediamo sicuramente una narrazione vicina, secondo me, sia per importanza sia come proprio tono di voce a Elena Ferrante. Io non potevo fare a meno durante la lettura di paragonare Gaia per certi aspetti a Lila, anche se forse di Lila manca quella parte geniale, diciamo, che era propria del personaggio creatrice che è Lila. Comunque, ritornando all'acqua del lago, che avevo detto che doveva essere il punto di partenza delle mie lucubrazioni, invece sta diventando praticamente l'ultima cosa che voglio dirvi riguardo a questo libro. Dicevo, rispetto a questa crudezza anche della narrazione, c'è al fondo di tutto i capitoli questo riferimento al lago, che agisce un po' da presenza inquietante, una sorta di monito, quasi un presagio durante tutta la narrazione, perché l'acqua del lago non è come l'acqua del mare. L'acqua del mare è in continuo movimento e riporta a galla gli oggetti, tant'è vero che quante volte vengono riportati sulle spiagge ammarati, cadaveri, anche comunque oggetti perduti, mentre quello che cade nel lago rimane nel lago. Addirittura per trovare le cose che ci sono dentro il lago deve essere dragato. E poi mi ricordo che all'inizio del libro c'è proprio una scena in cui guardano dentro l'acqua del lago e c'è un bambino che dice che lì sotto c'è il presepe, che è una delle tradizioni classiche delle località lacustri. Però appunto questa scena si ammanta di una sorta di incredulità, perché guardando il lago non si vede niente effettivamente, cioè non si vede il fondo del lago. In generale, appunto, è un po' una metafora di tutto il libro: l'identità dei personaggi sono sempre indagate fino a un certo punto. La più misteriosa e arcana in un certo senso rimane proprio Gaia, proprio perché non riesce ad aprirsi con le persone, in particolare con la madre, e vedremo appunto le conseguenze di questa sua sorta di incomunicabilità rispetto a tutta la sua storia, che è comunque una storia di formazione, una storia di formazione violenta, appunto, come ho detto prima, per scatti e convulsioni. Il sentimento preponderante di questa personaggio è proprio la rabbia. L'ho trovato un libro estremamente audace, sia per come è scritto, è sicuramente una scrittura molto lavorata, può dare fastidio se non vi piacciono le scritture troppo insomma metaforiche, perché ci sono veramente moltissimi lirismi, chiamiamoli così. Sicuramente una prosa molto ricca, da questo punto di vista anche un po' pesante. Forse il libro in certi aspetti poteva essere accorciato, però io l'ho trovato comunque tra le migliori autrici italiane degli ultimi anni. È uno dei romanzi italiani contemporanei più belli degli ultimi anni, cioè per me, al netto del fatto che capisco che possa dare di fastidio lo stile della Caminito, però per me è eccellente. Lo considero anche un libro diverso rispetto al solito per tematiche, cioè c'è una certa urgenza in questo libro che non riscontro spesso nei libri di autori italiani che parlano sempre di gente in crisi di mezza età, quella roba lì indigesta ormai. A proposito di libri che in un certo senso corrodono l'attualità, che l'attaccano in maniera frontale, anche con un po' di aggressività, che vi dirò non mi dispiace, specialmente nelle autrici giovani, Falsa partenza di Marion Messina, edito dalla Nave di Teseo. Allora, cortissimo, ma appunto, come ho detto prima, corrosivo. Io ne ho sentito parlare soprattutto come paragone a Persone normali di Sally Rooney. Voi stessi me l'avete consigliata durante appunto una delle live su Twitch dove io compravo libri, tanto per cambiare, e appunto ho voluto dare una possibilità, fatto bene, perché anche qui stiamo parlando di uno dei titoli contemporanei più interessanti degli ultimi anni, che sicuramente consiglio, soprattutto se vi è piaciuta Sally Rooney. Il paragone infatti secondo me è azzeccato per una volta, perché di solito si tende a paragonare tutto a Elena Ferrante, a Sally Rooney, però nel caso della Camiso e della Messina secondo me c'è un motivo molto forte. Troviamo negli anni 2000 circa a Parigi che non è
la capitale del romanticismo, come potete immaginarvela, ma al contrario è una metropoli sporca, dove si aggirano soprattutto lavoratori precari, stranieri, studenti squattrinati. Infatti il contesto è assolutamente universitario, infatti i protagonisti sono due studenti universitari, questa è la loro storia d'amore, diciamo d'amore tra virgolette. Una proviene da una famiglia operaia francese della periferia, quindi non di Parigi, della provincia, scusatemi, non della periferia, della provincia, mentre l'altro invece è uno studente sudamericano trasferito a Parigi. Appunto, lui viene da una famiglia borghese, ma trasferendosi a Parigi ha perso un po' il suo status, perché Parigi è cara e la retta universitaria non copre, cioè la borsa di studio non copre neanche la retta universitaria, quindi si deve trovare dei lavori, ed è proprio in uno dei tanti lavori precari, lavoretti precari, lavoretti part time, che i due si conoscono. Regna generale un'atmosfera di tristezza, cioè questo è proprio un libro triste, un'atmosfera di disillusione generale per le promesse non mantenute. Siamo negli anni 2000, gli anni della crisi, quando è ormai diventato chiaro che la generazione dei millennial, o comunque poco prima, non avrebbe realizzato nessuna delle promesse che erano state fatte. Quindi questo è un po', diciamo, il racconto delle promesse non mantenute, del successo, il successo dell'istruzione universitaria anche viene messo in dubbio. Infatti regna una sorta di torpore intellettuale, di inutilità della conoscenza. Vi leggo una citazione che penso vi possa dare l'idea sia dello stile dell'autrice, molto asciutto, molto secco, proprio pam pam pam, molto sentenzioso anche, sia appunto delle tematiche affrontate. Alzarsi prima della sveglia per la paura di sentirla suonare, sentire la bocca pastosa, mal di gola, un'emicrania lieve legata al debito di sonno, occhi gonfi e brucianti, vestirsi alla luce del portatile, sentire i turisti russare, lo sfrigolio delle luci al neon del corridoio, truccarsi grossolanamente, rimettersi la biancheria intima lavata a mano e non proprio asciutta, indossare le scarpe da ginnastica con il tailleur, mettere le scarpe nei copelli e nello zaino, addormentarsi avendo freddo, spogliarsi tremando, avvolgersi nell'elegante biancheria del supermercato che non protegge dall'inverno, odori insopportabili, accecata dalla luce del vagone, correre, soprattutto non perdere la coincidenza, guardare con impazienza il segnale della rete sul telefono, ricevere conferma del luogo di lavoro via sms, la responsabile fa errori di ortografia, gli annunci pubblicitari offrono spazi di stoccaggio in affitto in periferia, lezioni di sostegno scolastico con deduzione dalle imposte, società di servizi personali con donne delle pulizie radiose, corsi di inglese intensivo, due persone ben vestite si stringono la mano. Quindi lavori poco gratificanti, un generale senso di oppressione a salvare questi due protagonisti vittime di una vita senza futuro, dovrebbe essere l'amore che però non è quello che sperano. È veramente brutale, cioè non vi mentirò, è stato comunque una sofferenza leggere questo libro, un po' molto cinico se vogliamo, però mi è piaciuto tantissimo l'acutezza dello sguardo, la critica feroce, anche molto, diciamo, on point, molto accurata rispetto a cosa c'è che non va in questo sistema. Non offre scorciatoie o soluzioni facili rispetto a persone normali, diciamo che manca un po' quell'aggancio emotivo. Due per protagonisti di persone normali ti ci affezioni un minimo, mentre a questi due no. Molto dry, cioè un po' arido anche, però è volutamente così, cioè più una denuncia, diciamo. A me comunque è piaciuto moltissimo Falsa partenza. A proposito di racconti molto focalizzati sull'attualità, o comunque sulla, sarebbe meglio dire sulla contemporaneità, Il silenzio di Don DeLillo. Don DeLillo, autore leggendario americano, io ho letto i suoi capolavori principali, Cosmopolis è il mio preferito, ma anche Rumore Bianco, Underworld, L'uomo che cade, insomma ce ne sono tanti. Il silenzio e la sua ultima fatica è un raccontino di, vogliamo esagerare, 70 pagine, sto esagerando perché sono anche di meno, quindi è un racconto a tutti gli effetti, non è un romanzo, anche se in teoria c'è scritto a novel nella copertina, ma non lo è un racconto, e parla di un mondo appena uscito da una pandemia, vi ricorda qualcosa, e dove a un certo punto tutti i dispositivi tecnologici smettono di funzionare, in particolare, questa è l'immagine anche evocata dalla copertina, gli schermi si spengono. Una società che praticamente dagli anni 90 è schermo dipendente, lui l'ha spiegato molto bene, specialmente i romanzi come Rumore Bianco,
all'improvviso non può più guardare a questi manufatti tecnologici da cui dipendiamo fortemente. La domanda che si pone De Lillo, come spesso accade, perché lui parte sempre da uno spunto intellettuale, da una riflessione anche iperbolica, come ha fatto con Zero K per esempio, quindi la domanda è: che cosa fanno queste persone una volta che non possono guardare gli schermi? E quindi si creano tutta una serie di situazioni di dialogo, perché poi alla fine lui è uno scrittore molto improntato, cioè che impronta tutti i suoi racconti proprio sul dialogo, a volte anche molto cerebrale, e quindi si fa anche un po' fatica a seguirlo qui, secondo me più che mai. Quindi insomma qui abbiamo una rete di personaggi molto pochi, legata fra loro da legami abbastanza liquidi, diciamo così, perché sono amici, ex studenti, professori con ex studenti, eccetera, cioè legami molto labili, secondo me. E insomma parlano fra di loro durante questo sorta di blackout. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto tantissimo questo senso di limbo. Come al solito Don De Lillo è quasi profetico, perché si capisce molto bene il senso di attesa. Un'attesa che però non si sa se ripagherà, nel senso che non si sa se questi schermi improvvisamente riprenderanno a funzionare, esattamente come in questo momento non si sa quando finirà la pandemia. Cioè questo senso di incertezza, questo senso di appunto attesa in una sorta di dio tecnologico, di una soluzione tecnologica che non dipende da noi, si sente alla perfezione, quindi è in questo caso attualissimo e fa veramente paura le sue doti profetiche, il suo senso di... cioè la capacità di questo autore di dire lo spirito del tempo, ecco, diciamo così, considerando che lui ha consegnato la bozza di questo racconto prima, diciamo, dello scoppio vero e proprio del Covid. Tuttavia questo è un racconto che non parte mai, cioè non è una riflessione completa. C'è da dire che De Lillo non fa mai riflessioni conclusive, cioè non fa mai narrazioni circolari, tranne forse Cosmopolis. Cioè in lui le narrazioni sono sempre molto aperte all'interpretazione, sospese, cioè non è che è uno scrittore che va da un punto A a un punto B, assolutamente no, in questo è molto imprevedibile, però veramente questo racconto non dice abbastanza, cioè è troppo corto per dire qualcosa in più, cioè quindi non c'è molto da cui aggrapparsi, secondo me, se non delle frasi molto forti che rendono appunto questo senso di attesa, anche questo senso di convivenza forzata, di dialogo forzato. Non so come dire, è come durante una giornata particolarmente calda immergersi i piedi in un fiume d'acqua fredda, cioè è piacevole ma non è come farsi una doccia, non so come dire, tempi sospesi, tutto molto profetico, tutto molto interessante, ma francamente l'ho finito di leggere con la domanda "e quindi?" che riecheggiava nelle pareti del mio cervello. Bellissimo. Dopodiché in audiolibro ho ascoltato così un po' a caso, devo dire la verità, nella migliore delle tradizioni, Carmilla di Sheridan Le Fanu, che è un grande classico, non proprio il racconto ma proprio lui come autore, è uno degli autori gotici più importanti, antesignano del genere, addirittura questo Carmilla diciamo che è una sorta di precorritore di quella che è stata poi la narrazione vampiresca legata alla figura del vampiro. In questo caso la vampira è una donna, diventerà una figura poi iconica e leggendaria, di una sorta di femme fatale, sensuale, malvagia, appunto questa Carmilla. Vi dirò, insieme al racconto di Carmilla c'erano anche altri racconti dell'orrore che mi sono piaciuti moltissimo, cioè comunque mi hanno fatto venire un po' i brividini. È un grande classico del genere, secondo me imprescindibile, mi è piaciuto molto, tutto sommato non è la mia cosa preferita, né credo lo sarà mai, ma è stato molto molto piacevole. Poi se avete voglia di distaccarvi un po' dall'attualità, un bel classico dell'orrore da brivido, che comunque in sé racchiude, come è ovvio se avete studiato un po' la figura del vampiro, racchiude un sacco di temi universali, quindi non è che è esattamente letteratura d'evasione, però
insomma, immergervi in questo stile anche un po' ampolloso dell'epoca gotica, ve lo consiglio. Poi di Adelphi ho letto quando abbiamo smesso di capire il mondo, che non so, ho cercato un po' il libro, ma non so, secondo me mi è caduto sotto il comodino da qualche parte, però vabbè, vi metto la copertina qua. Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamin Labatou. Allora, è una commissione secondo me molto riuscita, anche originale, tra saggio e racconto. In sostanza si ripercorrono alcune tra le scoperte scientifiche più importanti, o comunque più entusiasmanti, diciamo così, del Novecento. Chiaramente è una selezione, quindi non è che ci sono proprio tutte e non sono neanche in ordine di importanza. Però semplicemente appunto è un viaggione soprattutto nella fisica e nella matematica del Novecento, in tutte quelle grandi teorie del mondo e dell'universo, dal micro al macro, che vi emoziona vedere fin dove può arrivare la mente umana, la curiosità umana, quindi viene anche da inorgoglirvi. Dall'altro lato poi Labatou scrive benissimo, quindi abbiamo queste spiegazioni, questi momenti di divulgazione scientifica, e perché tutte le scoperte citate sono vere. Dall'altro però abbiamo anche un modo di procedere, di raccontare la biografia di questi grandi pensatori del Novecento in maniera romanzata, anche un po' inventata, però soprattutto se magari sono anche aneddoti biografici conosciuti, che però lui racconta sotto forma di romanzo, non romanzo, racconto. Quindi giustamente è come proprio leggere, cioè da un lato è come leggere un racconto, dall'altro state leggendo anche un po' una specie di saggio di divulgazione scientifica, perché vi spiega le cose, quindi è una bellissima commissione. L'unica cosa che sinceramente non mi ha fatto urlare al capolavoro è il fatto che le figure di pensatori, da Heisenberg a Einstein, insomma tutto questo manipolo di fisici e matematici, sono tutti molto simili tra di loro, tanto che sembrano sempre, cioè che sembra sempre lo stesso racconto. È vero che è un libro molto corto, però c'è questa idea, secondo me un po' stantia, del genio come uomo ossessionato, isolato dal mondo, che se può anche essere vero, come una specie di genio e follia, cioè diciamo il connubio genio e follia, che non metto in dubbio sia vero per certe persone, però è come se quello fosse l'unico modo di fare scienza, cioè insomma non è che mi abbia sorpreso da questo punto di vista, quando noi sappiamo che la scienza per tante cose è anche molto collaborativa. Poi vabbè, manco a dirlo, su tutti i maschi, cioè le figure femminili sono sempre un po' così, tipo le muse. Insomma, bello, ma è la solita idea del genio, dello scienziato, ossessionato, folle, così, insomma, un po' ripetitivo, secondo me, dopo un po', però è pieno di chicche intellettuali, è pieno di curiosità, come per esempio dove nasce il blu di Prussia, eccetera, eccetera, quindi comunque ti stimola. Passiamo invece ad un libro molto triviale, ma secondo me molto piacevole, ed è Il collo mi fa impazzire di Nora Ephron. Allora, premetto che tra l'altro rimangio subito quello che ho detto, perché non è vero che i libri di questo genere siano triviali. Non penso neanche mi debba giustificare. Non penso neanche sia giusto giustificarsi quando si dice che si leggono libri divertenti dicendo un po' di leggerezza. No, cioè è proprio un genere a sé, un genere a parte, ma non significa che vale meno rispetto ad altri. Perché in sostanza chi è Nora Ephron? È un'autrice, una sceneggiatrice newyorkese, giornalista. Questo libro tra l'altro è un po' vecchio, del 2006-2005, una cosa del genere, che lei ha scritto quando aveva già più di 60 anni. E questo libro è un po' il racconto ironico, un po' anche autoindulgente, privilegiato sicuramente, perché stiamo parlando di una donna benestante che vive a New York, dell'invecchiare, dell'essere donna e dell'invecchiare, ma anche dell'essere madre. Lei è molto sfacciata, chiaramente fa notare tutti i doppi standard dell'essere donna e dell'invecchiare. È molto divertente, parte da temi molto superficiali, come può essere il suo odio verso le borse, per poi arrivare ad un capitolo finale sulla morte, che è inevitabile perché è un po' il problema dell'invecchiare, che pensi sempre più spesso alla morte.
che è invece molto pesante da leggere, non da leggere, da assimilare. Quindi parla molto della vita quotidiana. A volte, ripeto, si sente che è un libro che non ha la stessa sensibilità di oggi su certi temi, come per esempio certe battute sui senza tetto, che si vede proprio che sei una bianca privilegiata che vive a New York e spendi 4.000-10.000 dollari d'affitto a Manhattan, perché altrimenti non diresti queste cazzate. Però a parte questo, è molto ironico, molto divertente. Mi piace molto il suo piglio e come scrive, come approccia certe tematiche in maniera leggera ma allo stesso tempo abbastanza folgorante, cioè mi è piaciuta. Non è, cioè penso che su questo genere ci siano persone che abbiano fatto meglio di lei, quindi voglio scoprirle, però mi piace questa sorta di autofiction in questa salsa, in questo stile, quindi leggerò sicuramente altro di questo genere. Infine, vabbè, ve ne ho già parlato in vari book haul, TBR eccetera, cioè comunque non è la prima volta che lo cito, Omicidio Rodi Laus. È un true crime ambientato però nell'Ottocento. È curiosissimo, questa autrice è specializzata in queste operazioni, quindi sorta di true crime vintage, è coltissimo, cioè il lavoro di documentazione, linguistico, è allucinante, cioè chapeau veramente, è un lavoro coi controfiocchi, essendo uno dei primi casi di cronaca, di quella che noi chiamiamo cronaca nera, ma in generale di attività investigativa, perché la figura del detective in realtà è abbastanza recente nella storia, cioè non è che stiamo parlando di una cosa che è sempre stata, e lei fa proprio questo lavoro di scavo su come nasce la figura del detective in relazione alla letteratura, perché mentre nasceva la figura del detective in realtà in contemporanea ne scrivevano grandi autori popolari come Conan Doyle, come Dickens e come Edgar Allan Poe e altri. Quindi c'è questo lavoro non soltanto sul singolo caso, che è un caso di omicidio, un infanticidio, quindi terribile, terrificante, ma c'è proprio un lavoro parallelo su come nasce la figura dell'investigatore, che tratti aveva, quali erano le sue caratteristiche, in che quadro giuridico agiva, eccetera eccetera, che è veramente da 10 lode. Cioè questo libro sinceramente non manca niente a tutto quello che dovrebbe essere un libro di true crime. L'omicidio è scandaloso, cioè nel senso che dietro c'è una storia allucinante, come viene risolto è interessante, non è così lineare, quindi è anche un libro molto stimolante, diciamo, da questo punto di vista. C'è una documentazione storica, linguistica, letteraria anche dietro, formidabile, cioè alzo le mani e dico che questo è uno dei migliori libri turcani che abbia mai letto, non vedo l'ora di leggere altro della Summerscale. L'unica cosa forse che è un po' lungone, cioè arrivi alla fine drenato e un po' meno, però a parte questo un classico del genere. Tra l'altro sembra un po' un classico perché in realtà è come se fosse, non so, un libro di Wilkie Collins, cioè tra l'altro Wilkie Collins è citato un sacco di volte, sembra un po' tipo La pietra di luna. Tra l'altro noto da questi video che io leggo le cose più disparate, cioè siamo passati dalla letteratura italiana, letteratura francese, il true crime, Nora Ephron, divulgazione scientifica, cioè di tutto e di più, non so. Forse sto leggendo cose troppo random fra di loro, ma va bene così, voglio vivere così, random. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video, spero di avervi fatto compagnia per quanto possibile. Vi lascio qui sotto i link di affiliazione e i link alle letture di cui ho parlato. Se volete comprare qualcosa che vi ho consigliato io, ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto seguendo i link qui sotto. Trovate anche i miei social se volete seguirmi in altre meravigliose lande di internet, e infine trovate la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal. Detto questo, è veramente tutto. Un bacione a voi e a vostra mamma e ci vediamo al prossimo video. Ciao!